che adesso arriva un grande momento. Siamo al primo momento topico, diciamo così, di questa nostra serata. Assegniamo infatti il primo caimano d'oro, che è quello per la pallanuoto. Allora direi che la parola può andare alla regia, dove ci sono il direttore artistico di questa manifestazione, Giulio Castello, al quale farei un applauso, insieme a Massimo Peroni e a tutto il suo staff. Per riagganciare le avversarie, Grego. Però qualche espulsione a Gentio la possiamo prendere. E viene fischiata infatti Gianni. Brava Giusy Malato a costringere al fallo grave Dimitra Stiglian, capitano storico della squadra di Iusi Filis, unica giocatrice con la partita a Chifada e a Pugliacmeni, ma gioca Olimpia Cos. Di Mario. Sulla psicologia in questi casi. Di Mario al perimetro. Di Mario, sì. L'Italia ha pareggiato, ha realizzato Tania Di Mario e a 9 secondi. È la sirena della pallanuoto italiana, ha vinto 7 titoli italiani, 4 coppe dei campioni con l'Orizzonte Catania. Dal 2001 non ha mai smesso di vincere titoli internazionali. Nel 2001 l'oro a Fukuoka, nel 2003 a Lubiana. Alla ciliegina sulla torta è l'Olimpiade di Atene, dove oltre a vincere l'oro è stata nominata miglior giocatrice del torneo, di cui è stata anche capocannoniere. Nel 2005 sono arrivati prestigiosi riconoscimenti dal Presidente della Repubblica, è stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica e Commendatore. Caimano d'oro per la pallanuoto a Tania Di Mario. Bentrovata, ancora un applauso per la prima donna, tra l'altro, che riceve anche il nostro premio, il Caimano d'oro. Possiamo dire anche che lei non ci credeva, ha chiesto più volte, dice ma sono la prima, poi ha visto anche i nomi degli anni scorsi, da Eraldo Pizzo, Gianni De Magistris e a tutti gli altri, dice io cosa c'entro, invece mi sembra che tu c'entri e come. No, per carità, è un onore, certo sapere i nomi prima è stata un po' una sorpresa e quindi è una maggior ragione ancora più importante. Per questo 2008 che cosa possiamo promettere, diciamo così? Oddio, promesse non se ne fanno e per il momento sono molto scaramantica, si pensa alla qualificazione che sarà comunque difficile e quindi intanto pensiamo ad andare a Pechino e che poi per quello che è stato cercheremo di fare comunque del nostro meglio. Rivedendo queste immagini qualche brivido ancora c'è, cioè, si prova? Emozionante, molto molto emozionante, un bellissimo ricordo, forse uno dei più belli della mia vita. E speriamo che ce ne possa regalare a noi tutti sportivi ancora tanti di questi ricordi. Ora un applauso a Tania Di Mario. La premia con il caimano d'oro per la pallanuoto il presidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, il professor Massimo Ferri. Ecco che arriva il caimano. Ora un applauso a Tania Di Mario, una battuta con il professor Ferri che è il presidente di una banca, ma è soprattutto direi anche un grande sportivo. Sì, non io, forse in famiglia. Si vede dal fisico che lei... Grazie. Diciamo che questa penso che sia un riconoscimento che ha ricevuto, come diceva prima lei, dopo i grandi Pizzo e De Magistris che onorano questo sport. Poi a Civitavecchia la pallanuoto, io ricordo quando ero piccolo, quindi ricordo tutti i grandi amici che sono presenti qua, a partire dal presidente Antonio Parisi. La possibilità di vedere una donna qui significa che effettivamente il mondo sta cambiando, quindi anche le donne hanno un punto di riferimento non importante in questa società e questo lo dimostra. Ancora un applauso a Tania Di Mario, caimano d'oro per la pallanuoto, grazie e ancora un grande